questa live. È l'ultima volta, è l'ultima volta che vedrete questa grafica. Andiamo. Allora, io non ne so veramente nulla, quindi vediamo un po'. Lo sto vedendo su uno schermo, lo sto vedendo molto piccolo per poterlo registrare con voi. Voi lo vedete più grande di quanto lo veda io. Un incidente stradale. Dottoressa Rosalyn. Ma scusa tanto se ho ironicamente tentato di salvare un povero scoiattolo. Ah. Sì, di solito è un po' pericoloso cercare di schivare gli animali in corsa. Ha un'estetica deliziosa, molto old school, ma dettagliata. Ok. Grazie, Rodwatch. Oh. Ah, l'ha anche investito. Ecco perché ha l'istesa. Ascolta, calma e gesso. Tanto è un'auto aziendale. Fatemi sapere, volete che legga i dialoghi? Facciamolo adesso. Se lo facciamo adesso ci risolviamo tutti i problemi per le prossime e il futuro. Volete che legga i dialoghi oppure no? Leggo i dialoghi? Ok, wow, è unanime. Va bene. E allora vi faccio un'ultima domanda, visto che siamo in live e ho bisogno di... Anche se molti probabilmente adesso hanno già sprecato i loro 360 secondi. Agli altri che sono stati silenziosi fino ad ora. Vi dispiace molto che io mi concentri sul gioco per poter avanzare e darvi un contenuto normale o perlomeno dignitoso e vi legga meno? Perché dovrò leggervi veramente meno. Dovrò concentrarmi sul gioco per poter creare un video fruibile e in qualche modo... da poter anche inserire in ciò che è una vera run. Grazie, Eiturg. Tra l'altro ho notato che devo mettere sotto il gameplay perché altrimenti non si vedono le donazioni. Infatti la tua nota non è apparsa. Grazie a te. Di cuore, è un dono grande. Grande davvero. Va bene, allora mi concentro. Cazzo, mi state emozionando più di To The Moon per ora. Perché mi state commuovendo. Il fatto che accettiate il fatto che io vi ignori... Da una parte è logico. È ovvio in un contesto in cui voglio darvi un contenuto di diretta di una blindrun che verrebbe stuprata dal costante voltarmi. Però l'unanime modo di accettare quest'idea è bellissimo. Grazie. Gioca. Ascolta, calma e gesso. Tanto è un'auto aziendale. Ma che mi prendi in giro? Il capo ci farà la pelle. Sono due dottori. Dottor Watts e dottor Rosalyn, dottoressa Rosalyn. Diremo che così facendo ho salvato un cagnolino. In realtà ha investito uno scoiattolo. Adoro i cuccioli, no? È più un tipo da gatti. Oh mondo, perché devi essere sempre così... Perché devi essere sempre così complicato? Amen. Qualunque palla di pelo preferisca. Crisi scongiurata. Bravo. Ricordati di scrivere nel rapporto, però. Prendiamo l'attrezzatura. Giallo vuol dire che sono oggetti che dobbiamo trovare. Prendiamo l'attrezzatura dalla macchina e dirigiamoci all'abitazione. Tasto sinistro su un oggetto per interagire.
È una cosa molto strana. Di solito questo tipo di procedimento di lettura o di gameplay lo faccio sapendo che il video sarà poi montato e riproposto su un canale, mentre qui lo state vedendo voi in diretta. Molto bello. Veramente affascinante. Ho ottenuto equipaggiamento. Vieni qui, caro. Si va a fare un giro. Tasto da destro per aprire il menu. Wow, addirittura paziente offline. Che meccanica è? Sono dei dottori, quindi penso. Ma sono quindi arrivati a destinazione. Personaggi. Ok, con un contenitore così pesante il contenuto dovrà per forza essere importante. Perfetto. È un equipaggiamento medico in qualche modo, mi sembra chiaro. D'accordo. Abbiamo delle indicazioni che ci fanno capire. Ah, e si può arrivare a camminare. Allora, è punta e clicca sia con il WASD, volendo. Invece, se clicco sulle frecce, immagino che si spostano automaticamente a un'altra mappa. Il cartello dice che la casa è dall'altra parte. Oh! Grazie di esistere, signor cartello. Che è leggibile. Ok. Oh, un cartello nel bel mezzo del nulla. Su dove abiti? Un invito a nozze per lo scassinatore medio, in pratica. Quanto mi ricorda il titolo che feci per RPG Maker era ben inferiore a questo. Calma, non scordate dell'auto. Ti stavo solo mettendo alla prova. Chiusa, molto premurosa. Quindi questo cursore sarà molto utile per scoprire se c'è qualche segreto durante le mappe, perché potremo vedere se appare una lente di ingrandimento o qualcosa del genere. Le frecce rosse sono i limiti della mappa, ma la mappa non è solo quello che si vede su schermo, quindi è esplorabile. E appunto c'è una mano qui. Che bello che è. Grazie, Salazar. E no, mi chiede, questo donatore mi chiede se fumiamo. No, io e Lara non fumiamo. Ok, stiamo incuriosendo un uccellino. Un masso, chi l'ha messo qui? Sarà l'ultimo grido in fatto di antifurti. Come se non avessimo già poco tempo. Poco tempo? Proviamo a spostarlo. Forse potremmo usare un ramo sufficientemente robusto come leva. Oppure. Diciamo che potremmo dare la colpa al masso e tornarcene a casa. No, cerchiamo un ramo adatto. C'è una scelta multipla. Non me l'aspettavo, pensavo che fosse iper narrativo, ma qui vedo comunque una certa interazione, magari sottile, ma c'è. Ogni tanto leggo ogni tanto qualcosa se posso. Vada per il ramo. Allora, un ramo adatto. Che non è quindi quello. È questo, eccolo qua. Sarà dura, a volte potrei fare delle figure barbine perché ho lo schermo veramente piccolo e purtroppo non pensavo che avrei avuto questo problema tecnico. Quindi se lo metto full screen scompaiono i commenti e perlomeno ogni tanto vorrei leggerli. Speriamo fili tutto liscio. Forse potrei provare a metterlo full screen comunque e fregarmene. Ma si è sgonfiato? Ma che, come? Era un palloncino a quanto sembra. Ok, meglio incamminarsi. Ok. Un tutorial. Siamo comunque in una fase di tutorial, dai. Mi dispiace, ho provato a mettere full screen, la mia pausa di titubanza prima era il caricamento dello schermo, ma proprio non lo sopporto di vedere scomparire. Vedo scomparire sia il messaggio delle donazioni sia quello dei commenti, non potrei leggere nessuno. E dire che ho un dual screen è un problema del software, probabilmente. Grazie, sta scritto. Poi farò una delucidazione tecnica riguardo a chiunque abbia dei dubbi, ma voglio assolutamente concentrarmi sul gameplay il più possibile. Ok, quindi era un palloncino.
Sono sempre affamato. Svarioken. Svarioken. È molto bello il fatto che... È una persona ricca, evidentemente, questa. O comunque benestante, non in miseria, perché ha un bellissimo giardino. No, bello, 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 con degli alberi. È una proprietà privata, immagino, questa. Non abbiamo superato un cancello, però... Comunque ci siamo. Ah, interessante il commento di questo ragazzo. Infatti, solitamente, gli streamer hanno almeno postazioni con 3 schermi. Potrebbe essere un obiettivo. Sono informazioni interessanti e utili. Non pensavo di dover persino elaborare qualcosa su 3 schermi. Allora. Quindi, là c'è la porta principale della casa. Un faro, che sono piuttosto convinto avrà un ruolo molto importante, visto che è sulla cover, tra virgolette, del gioco digitale, ed è una sorta di logo piuttosto visibile. Ed è carino il fatto che noi stiamo comunque... Io ora sto utilizzando la dottoressa, ma se io premo questo e clicco su di lui e torno indietro, continuo a utilizzare lei, quindi sto utilizzando la dottoressa Rosalyn. Io sto giocando con Rosalyn in questo momento. Penso che si scambi allora il controllo in maniera piuttosto fluida. Ah, era la casa, ok. Quindi non era... era proprio una cosa in tempo reale. Mamma, sono arrivati! Il bambino che chiama, mamma, sono arrivati! I dottori, però. Quindi immagino... avremo a che fare con un... Ma sono dottori o sono... sono dottori di medicina o di paranormale o di esoterismo? Perché ho dato per scontato che siano dottori, ma... conoscono la persona con cui stanno andando a visitare? Allora, no, i commenti non li potrò leggere tutti qui, purtroppo, ragazzi, come appunto mi stanno facendo notare in tanti che vorrebbero anche dirmi: ehi, mi raccomando, metti full screen e fregane dei commenti. Non posso farlo, ci tengo troppo, è una forma di interazione fondamentale per me, anche se li leggo poco. Proviamo, ok? Vediamo. E grazie Franco. Spero veramente che questa cosa non sia morbosa, non morbosa, logorante, noiosa, vacua. Spero possa dar qualcosa. Vediamo un po' se questo test funziona. Si è scelto un bel buco per ritirarsi, eh? Poi in futuro voi siete... Allora, ah, si sta guardando intorno. Ah, ho standard più alti. Complimenti, Dr. Watts. Ti stai facendo bello davanti a Rosalyn? Stai facendo il macho? Sappiate questo, ragazzi. Ora voi siete pionieri, siamo all'avanguardia, ok? Io sto provando a fare questa esperienza. Nell'istante in cui mi sentirò a mio agio a ignorarvi e a creare questo tipo di rapporto per questo contenuto, allora lo farò senza problemi. Quindi vediamo un po'. Altrimenti, per ora, cerco di dare un po' di importanza a tutti. Quindi vediamo un po'. E sì, la faccia K la conosco, è una cosa che mi intriga tantissimo e quasi mi emoziona vederla sulla mia chat. Vediamo un po'. Ok, facciamo quest'anima della scoperta in diretta e poi decideremo se poi vedere il full screen. Per ora non posso ignorarvi così tanto. Ho standard più alti. Turni di notte, pro o contro? Grazie ragazzi. La risposta la conosci già, sottospecie di vampiro. Vabbè, siamo tutti vampiri qui. Sei da solo nella home. Oh, che vuol dire? Un complimento, immagino, di essere successo qualcosa di imponente. Forse perché nessuno streama To The Moon. Non venitemi a dire sei primo nel mondo perché sto facendo To The Moon, ok? È una cosa un po' particolare. Allora, sembra che passeremo un'altra notte in bianco. Sembra di sì. E dubito, avranno del caffè da qualche parte. Perché è una casa enorme. Zitto. E l'oceano scrosciante intonerà per noi dolci ninne nanne. Vabbè, Watts è un cazzone. E Rosalyn in realtà gli è affezionata. Oh, santo cielo. Se continui a blatterare non faranno effetto. Oh, perso un dialogo.
attrezzatura, imbecille. Tra l'altro ho ricevuto un commento più che intelligente, che evidentemente esiste un'applicazione per cellulare per leggere i commenti. Questo vuol dire che la prossima volta non solo avremo grafica nuova, ma non avremo più problemi. Ho risolto il problema delle donazioni stasera, sono molto contento di aver risolto questa cosa che non la sopportavo, che fosse limitata a 4 persone. E ora, oltre a questo, potremo anche avanzare a livello tecnico. Mi dispiace di... posso chiaramente risultare poco professionale non aver risolto queste cose prima di cominciare lo stream, ma se mi avete seguito avete visto come sono già partito con molte cose già preparate, queste sottigliezze che non sono sottigliezze mi sono sinceramente sfuggite nonostante i miei test, ero convinto che tutto fosse più congeniale e che non mi impazzisse il computer andando in full screen, né che questo non fosse un engine grafico ma fosse una sorta di browser game o flash, è un RGGS si chiama, quello che ho capito, non me l'aspettavo, sono stato colto alla sprovvista, ho dato per scontato una cosa sbagliata. Quindi andiamo. Smettila di fermarti. Sapete che vi dico? Siamo 3.000 persone. Questo è un esperimento. Lo chiederò per l'ultima volta e a quel punto metto full screen e basta. In quel caso, buona parte dei commenti li perderò. A quel punto avrò bisogno della vostra opinione definitiva. Ogni tanto farò una pausa. Ogni 20 minuti, ogni mezz'ora farò una pausa. Facciamo questa decisione. Vuoi giocare o no? Mi piace il fatto che vi stiate un po' inalberando. Volete quindi che io veramente metto full screen, mi concentro nel gameplay e fate un po' di voyeur? Perché a quel punto io mi chiudo e scomparirete però. Ok? Dovrete interagire fra di voi. Ok, non posso cambiare la risoluzione, non c'è proprio. Ok, va bene, chiarissimo, grazie. È interessante, questa reazione interessante non me l'aspettavo. Va bene. Via. Sono full screen. Potrò leggere metà dei commenti ogni tanto. Atto 1. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero fari. Grazie, Vinsalad. Provo a guardare se riesco a mettere almeno la chat sul cellulare. No, lo faremo la prossima volta, è una perdita di tempo. Il dottor Watts e la dottoressa Rosalind, suppongo. Lily. Ma che belle musiche. Grazie per averci raggiunto con così poco preavviso. È notte, in effetti. Si figuri, anche io non sono al massimo a stimare la data di morte della gente. Watts è un cazzone, forse anche nei momenti sbagliati. Lei è la figlia del paziente? Grazie. Oh no. Sono soltanto la sua badante. E questi due bambini? Sono i suoi bambini, Sara e Tommy. Watts, Rosalind, Lily, Sara e Tommy. Il mio non è esattamente un lavoro dall'orario regolare, per cui Johnny ci lascia vivere qui con lui. Tale Johnny sarebbe il nostro uomo, dico bene? Senta, Johnny, se stiamo parlando di un bambino, non credo che la nostra azienda sia la più indicata. No, no, è solo che preferisce essere chiamato così. C'è un uomo in punto di morte. Cosa fanno queste persone? È al piano di sopra, insieme al medico. Quindi non sono medici, sono dottori in quanto come grado, ma... Venite con me. Su, prendi il case e andiamo. Quando un giorno mi si spezzerà la schiena, avrai notizie dal mio avvocato. Watts, hai ottenuto equipaggiamento. Ok, dirigiamoci al piano di sopra prima che mi sfugga di mano. Allora, distinto in questo genere di gioco non mi sembra il caso di esplorare, ma cosa accade se io, nella casa di uno sconosciuto,
mi metto a girare. Ok, il paziente ci attende al piano di sopra, meglio non sprecare tempo. To the moon, touché e chapeau. Watts è particolarmente indisponente perché se... penso sia buono, ma un po' esagerato. Non riesco nemmeno a leggere le donazioni e i commenti, sono tutti tagliati a metà entrambi. Peccato. Chi arriva prima suona la canzone. Fare a gara per chi suona il pianoforte? Sono un pelo cazzuti, questi bambini. Non vale. Come no? E poi ti toccano le due note, la parte noiosa. Questi bambini sono dei geni. E siamo ancora all'interno del prologo. La pixel graphic. Delizioso. Alcuni soffrono che non li possa leggere, mi dispiace da morire. I bimbi non se la cavano affatto male per la loro età. È quello che intendevo io, Rosalind. Sono impressionanti. Guarda questi quadri. Il faro, una donna, un giocattolo, forse la loro famiglia. Ehi, sbaglio, eri tu quella che diceva che non avevamo tempo da perdere. Lieto di conoscerti. Io sarei quello che si sta caricando del peso di un piccolo meteoroide. Ok, andiamo. Sono d'accordo con voi. La live è interazione. In questo caso diventa un po' voyeur, ma ogni tanto leggerò tutti i commenti. Il dottore, Johnny, Lily. Parliamo con il dottore. Oh, ho sbagliato. Medico. Non reagisce agli stimoli. Ma la strumentazione indica che si sta ancora aggrappando alla vita. Difficile dire quanto tempo gli rimanga. Se fossi in voi, farei in fretta. Tanto lo sapete che i commenti li sbircerò comunque. A metà, ma li sbircerò comunque. Vaderò io a lui. Fate il vostro lavoro. Pronti agli ultimi preparativi? Sì, ma ho bisogno comunque di metterlo in finestra. Se no è un pasticcio. Oh, sì, solo un secondo. Avete visto che era tagliato lo schermo? Pessima notizia, piuttosto preoccupante. Eppure ho semplicemente messo in finestra, che sia full screen o meno, è strano che sia. Wow, ma cosa? Siamo sicuri che l'energia elettrica di questa casa sarà sufficiente? Cosa stanno cercando di fare? Si tranquillizzi, è in ottime mani. Oh, cacchio. Ordinaria amministrazione. Volevo lasciarle un po' di suspense. Volevo lasciare un po' di suspense. Ci sono terribili errori di localizzazione, mi dicono. Speriamo davvero non sia così. Tuttavia, sì, ragazzi, cercherò. Non è affatto. YouTube è molto infelice con Patreon. Sta facendo parecchio le bizze. Ci lavorerò sopra molto. Come sta andando? Non bene. A occhio e croce non gli darei più di un paio di giorni. È pesante comunque. L'introduzione è molto colorato e molto giocoso, ma qui si parla di comunque un anziano che sta morendo. È strano introdurlo così, mi incuriosisce. To the moon. Verso la luna. Bastano e avanzano. Sono belli questi libri sopra la. Così potete esaudire ogni suo desiderio, eh? È una macchina neuronale che
ti inserisce immagini nel cervello? Lo porteranno a fare un viaggio sulla Luna? Una cosa mi viene in mente adesso, tecnologie strane. Non riesco a inserirvi il meteoroide dentro, ma vediamo un po'. È il nostro intento, sì. Ma il successo è garantito, perché siamo i migliori sulla piazza. Potrebbe significare tutto e niente, i migliori o gli unici? Ho bisogno di partecipare un po' con voi. Questo è un esperimento, ogni tanto i commenti devo guardarli per forza, per forza. Fa parte di me. Ammetto che vorrei concentrarmi e basta, ma la luna. La luna. Vuole andare sulla luna. Questi vecchiardi diventano ogni anno più svitati, eh? Watts è uno stronzo! È la persona più inappropriata possibile! O nasconde il fatto che è un pezzo di pane e sta troppo male a fare questo lavoro e quindi deve fare lo stronzo per superare la sua scorza, per superare la sua sofferenza, o è proprio uno stronzo. Dunque, potete accontentarlo? Possibile. Voleva dire certo che sì. Puoi raccontarci qualcosa del nostro cliente, Lily? Non lo conosco poi molto bene. La musica è molto bella, ragazzi. Johnny è un individuo eccentrico. Nei 2 anni in cui ho lavorato qui l'ho sentito parlare molto di rado. È stato un artigiano per la maggior parte della sua vita ed è vedovo da 2 anni. So ben poco, oltre a questo. Sarà interessante per me rivedere la live perché mi sto perdendo chiaramente tantissimi commenti, no? Perbacco. Di questo passo non mi stupirei se fosse più informato il postino. Ok, comincio a capire questo Woz, o meglio, la superficie che voglio mostrare. Da schiaffi. Tu ammutolisciti. Limitati al lavoro. Beh, Rosalyn, eh? Beh, credo che cercando in casa potreste scoprire qualcosa in più. Addirittura, altro lavoro. Dubito sarebbe di disturbo a Johnny, considerato che ha deciso di ingaggiarvi. Perfetto. Ok. Chi di noi due fa il detective? Chi perlustra la casa? Facciamo che lo fa Rosalyn, eh? Watts resta qui a lavorare. Apprezzo l'offerta, ma il mio sedere è troppo impegnato a stampare il suo bel faccione su questa sedia. Non disturbarlo, già che ci siamo. Continua pure. Tommy e Sara possono esservi d'aiuto. Staranno di certo giocando con il pianoforte. Va bene. Allora, quindi in teoria, qui c'è una stanza che probabilmente è privata, dove non ci sono certamente i bambini. E tra l'altro è bloccata in classico old school style, cosa che apprezzo parecchio. E andiamo avanti. Andiamo un po' a vedere effettivamente cosa accade se scendiamo le scale. Se mettessi i piedi qua, ci può passare. Ah, si può passare, non è bloccata in old school, ok. Perché forse sono. È il bagno. Perfettamente plausibile. Che bello! Puoi accendere la luce? Ma dai! È curato. La vasca è piena d'acqua, tra l'altro. Ok. Meglio utilizzarlo come punta e clicca, sarebbe molto scomodo altrimenti. Allora scendiamo. Aspetti. Si avvicini. Ho una cosa da darle. Va bene. Un medico senza nome, purtroppo. Ecco, prenda questo. Remote Patient Monitor. Vi permetterà di monitorare le condizioni di Johnny. Ecco cos'era quella cosa. La ringrazio. Stavo giusto per chiedere. Addirittura, l'elettrocardiogramma di Johnny è ora accessibile dal menu. È addirittura. Ma quindi diede il gameplay abbastanza serio in realtà. Ecco qua. Oh, che dolcezza. Ok.
Sono un grande ignorante di medicina, ma per ora mi sembra che l'elettrocardiogramma sia perfetto, in salute è piuttosto normale. Sono passato dalla parete, ma comunque ha aperto la porta. Vabbè, questa soundtrack comunque è piuttosto impressionante. Allora, bambini, interromperli è quasi un peccato. Vediamo un po'. Ogni tanto vi leggo, non resisto, ok? E grazie, Fialdine. Che c'è? Facciamo un giro della casa, bambini. Scusate se vi interrompo. Probabilmente perderemo anche questa musica meravigliosa, però vediamo un po'. Puoi ispezionare i quadri. Grazie del consiglio. Sarei Tommy, se non erro? Vostra madre diceva che avrei potuto riferirmi a voi per fare un giretto della casa. Sì, potremmo aiutarti. Potremmo? Molto Final Fantasy IX questa cosa. Ok, l'ECG potrebbe essere più bello. Appunto, sono ignorante di medicina. Potremmo, se non aiuti noi. Ecco tutto. Che ne dici, Tommy? Dico che hai ragione. Questi sono chiaramente i due stregoni di Bran, comunque, di Bran. Cosa volete in cambio? Vogliamo un triardo di dollari. O il bastone di zucchero che mamma ci tiene nascosto. Sceglierò quello. C'è questo gigantesco bastone di zucchero su uno scaffale troppo alto per noi. In cucina, la mamma vorrebbe darcelo in premio dopo le pulizie. Portacelo e farai tutto il giro della casa con noi. Ok. Che ne dici? Ragazzi, non giochiamo, ok? Per favore, aiutatemi. È che non hanno legami con Johnny, sono dei bambini. Però Rosalind è un po' provata anche dal fatto che è molto fastidioso quel Watts vicino a lei, no? Il tempo al momento non abbonda, ma prometto che se farete ciò che vi chiedo, il dottor Watts più tardi vi comprerà tutti i bastoncini di zucchero che desiderate. Davvero? Anche 10? O 12? Stupendi! Non più di 5, sono ipercalorici. Sempre meglio di uno. Ok, affare fatto. Vado. Ho schivato la cosa. Fantastico. Dove cominciamo? Io lo so, c'è una stanza buffissima in cantina. Ah, bene. Non mi piace quella stanza. Cosa intendi con buffa, di preciso? Vedrai. È stranissima. Uno studio, probabilmente, no? Abbiamo bisogno della chiave, però. Il vecchio la teneva dentro un libro nel suo studio. Ok, quindi lo studio non è in cantina, cosa plausibile. Tuttavia, se ci posso ispezionare i quadri, mi è stato detto. Forse non tutti? Questo mi sembra. Ah no, forse perché è attaccato. No, non posso interagirvi. Qui abbiamo note, oggetti. Sara, aspirante assaggiatrice di gelati professionista. Non gli piacciono le tartarughe. Io adoro le tartarughe, è un mostro. Ok, quindi, non conoscendo la casa, bimbi, potreste anche dirmi dov'è lo studio, no? Che io, Rosalind, devo cercare lo studio del vecchio Johnny. Potrebbe essere questo? No, perché qui c'è un lavandino, questa è la cucina. Qui c'è il bastone di zucchero, fantastico. I quadri in basso a destra della stanza di Johnny. Lo farò senz'altro. Ma ora non è il momento, giusto? Allora lo studio immagino che possa non essere appunto nella. Ah, ecco, esatto, nel piano inferiore, ma qui. La stanza dei libri! La chiave per la stanza buffa è nascosta nel libro più grosso sullo scaffale più in alto. Nascosta addirittura? Dipingeva. Ma questo era lo studio di Johnny? Un anziano. Con tanta voglia di fare, di leggere, è una cosa bellissima. Dusklight, la storia d'amore di una ragazza e dello zombie. Ah, certo, non è affatto una citazione, una presa in giro di Twilight, Dusklight, ok? Che profuma di Margherita quando è esposto ai tenui raggi del sole. Beh, che preso per il culo. Va bene.
non toccarlo. Ah, mi tocca leggere qualche pagina? Ah, l'anno prossimo, forse. Hai ottenuto chiave. Un nascondiglio eccellente. I vestiti nuovi dell'imperatore. Li metti a posto, non c'è bisogno. Bello però poter scegliere, no? Andiamo. Scusate se sbadiglio. Anche lo stress di tutto quello che ho dovuto mi ha dato un fastidio bestia per smanettare tecnicamente. E quindi mi sono stancato. Ora possiamo aprire la stanza buffa in cantina. Questa è la cantina. Qua giochiamo a nascondino. Accendi la luce o finisci per inciampare? Ancora grazie, che vedi, è più gentile questo bambino, Tommy, di Watts, che ci avrebbe fatto inciampare perché è un bastardo. Tuttavia, loro inseriscono quindi memorie fasulle o comunque fanno fare un sogno indotto a questo morente per realizzare un suo sogno, farlo morire sereno. È una cosa molto bella e conoscerlo di più ci permetterà di quindi imparare qualcosa su di lui e rendere più credibile questa fantasia, che magari sarebbe poi rifiutata dal cervello altrimenti. Libri della serie Animorph, impilati, pieni di polvere. Mi leggo, eh. Il mobile è pieno di libri impolverati. Ok, mai utilizzate le porcellane cinesi. Scatoloni pieni di fogli colorati. Scusate se sembro agire con un certo ritardo, ma ogni tanto butto un occhio alla chat. La cassa è chiusa. Un quadro, libri, la bambina, uno scrigno. Strano che io do l'input e dopo 8 passi si ferma la prima volta. La cassa è chiusa. È uno studio molto particolare in realtà. Una volta siamo venuti qui, le luci erano spente e Tommy è caduto giù per le scale. Si è rotto un dente, ma tanto era brutto già da prima. Abbiamo trovato un sacco di roba fica qui. Libri ammuffiti, contenitori ammuffiti, formaggio ammuffito, di tutto! Ammuffito però, mi raccomando. Ok, apriamo questa porta. La porta è chiusa. Aperta la porta con la chiave. Oh. Sembra di essere una caverna. Vabbè, dai. TM02 flash, bam. HM, scusate. Ok, è abbastanza inquietante. Chiunque abbia visto Tengentoppa potrebbe avere un flash qui, ma lui quindi costruiva bambole, di cui una è andata a finire in un quadro persino. Un ornitorinco di pezza. Sembra puccioso abbastanza da infastidire Nail. Potrebbe tornare utile. Chi è Nail? Prendilo. Dagli un colpetto, non è una stanza segreta. Non siamo. Beh, cavolo, se Johnny l'anziano ha una stanza segreta che si apre muovendo il peluche di un ornitorinco. Mamma mia. Allora. Un carillon rotto. Allora, lui ha avuto questa fissazione. Immagino, penso che siano tutti ornitorinchi a questo punto. È un'esperienza passata, una brutta esperienza con un familiare, una figlia, una sorella, qualcosa che gli è rimasto impresso e ha passato magari l'anzianità fissato qui, fino ad ammalarsi. L'hai vista? Sono conigli, perché sembrano conigli, ma poi sono ornitorinco. Cosa sapete dirmi su quei conigli? Neil e il dottor Watts, grazie. Niente. Nail Watts, quindi. Il vecchio non ha mai fatto entrare nessuno, per cui non glielo abbiamo mai chiesto. Ce ne sono altri, a dire il vero. Dove? Dentro il faro abbandonato. Si trova dietro la scogliera. Questa musica però è pazzesca, veramente. Ti ci porto? Abbiamo le chiavi. Non avevate il permesso di andare nemmeno lì, immagino. Ricordatemi di non portarvi mai in gita a casa di Neil. Allora, andiamo al faro? Non vorrei dire, ma fa davvero freddo fuori. No,
Andiamo al faro. Va bene, potrei scoprire qualcosa in più su questi conigli, dopo tutto. Ed è molto importante in realtà. Andiamo al faro. Seguitemi. Stiamo attenti ai bambini. La musica ti porta a pensare che non sia una cosa sana, una cosa serena. Per quanto ovvio sia che non è una cosa serena. Se crei una cantina di quel tipo, se la riempi di questi oggetti, qualcosa che non va c'è in effetti. Eccolo là, rovinato tra l'altro. No, non rovinato, ha le finestre sbarrate. Dobbiamo andare più giù per arrivarci, però. Ho dimenticato il mio paracadute in casa. Beh, facciamo il giro, immagino, no? Ok, si può perlomeno camminare solo quando. Buonanotte a chi va? Forse sto sgarrando un po'. Sto facendo esplorazione eccessiva per To The Moon. Farò pausa tra un po', ma siamo ancora troppo in introduzione. Oh no! Mio pallone! Me l'hanno bucato! Ah! Aveva un aspetto stupido comunque. Ma era il pallone con motivo forestale più perfettissimo della storia! Ricky mi dona 1 euro chiedendomi perché è stato bannato e non so neanche da cosa. Ragazzi, non ho idea di quello che sta succedendo. Quindi mi sembra una follia. Adesso non lo so. Non posso seguire queste cose per ora. Non ne ho idea. Non ho contatti con i moderatori. Quindi vediamo un po'. Al limite, vediamo un po'. Allora. Oh, chi è stato così crudele? Guarda, ti compreremo un'altra palla al lavoro concluso. Ma tra l'altro è una cosa dolcissima il fatto di vedere questo bambino. La palla a motivo forestale più perfettissima della storia. Sto cercando. Di leggere qualche commento che mi mandano anche via cellulare. Allora, vedo panico generale perché ci sono persone che ritengono che ci sia uno slow troppo eccessivo, che non riescono a commentare. Pensate che sia troppo limitante? Vedo un po' di silenzio. Potrei mettere un minuto? Poi, sicuramente, come vi ho detto, essendo un test, quello che andrà a succedere è magari che in qualche modo poi. Appunto, visto che qualcuno consiglia anche di avere a che fare con un collega, un mod che mi riesce a leggere i commenti in tempo reale, posso provare. Avevamo già pensato di farlo tramite Skype con un auricolare che in qualche modo mi potessero comunicare i commenti più interessanti. Si prova, ragazzi, è un test, questa è la prima volta che ci proviamo. Quindi, vediamo un po'. Metto. 3 minuti mi sembrano buoni, dai. 2 minuti. Minuti. Allora, ti compreremo un'altra palla al lavoro concluso. No. Vi prego. Ah, a quanto pare a Sara non fa piacere. Certamente, dovremmo frettarci però. Allora.
Continuiamo, i bambini ci seguono, avviciniamoci alla strada che porterà in qualche modo poi al faro. Grazie ragazzi. Quanto fumo! Chi è lo stupido che l'ha fatta schiantare? Non io. È buio fuori, no, non vi fa paura? Certo che no, abbiamo i nostri personaggi. Personaggi? Tommy è un super cavaliere, io sono una maga potentissima. Sono stupendi. Molto carino in realtà, ma lo è davvero? E il tuo personaggio qual è? Il mio personaggio. Ma non ce l'ha, non è mica forte come noi. Ehi, non ci metterai nulla a crearmene uno. Aspettate e vedrete. Sì, continuo a leggere, che ho visto che c'è gente anche che si è offesa a morte perché non leggevo abbastanza. Io ci rimango malissimo. Oh, uno scoiattolo! Ah, ha fatto una brutta finaccia l'altro. Oh no, bambini! È un malvagio scoiattolo venusiano! Geniale. Se c'era Watts qui, li mandava a cagare, scommetto. Dai, ma è pazzesco. Rosalind li sta facendo giocare. A parte che lo scoiattolo è molto, molto interpretativo, cioè riesce a gestire la cosa. Vai, difendi. La miglior difesa è l'attacco. Calcio vulcanico, sberla tornado, pugno dell'apocalisse e scarpone. Scarpone. Intensità. Grida ancora più forte. Il cignale. Il tuo tempo è scaduto, scoiattolo venusiano. Tipico poi. Fermati! O diciamo alla mamma che picchi gli scoiattoli. Sì, lei chiama la protezione animali poi. Stavo. No, non vi piacevano i giochi di ruolo, scusate. Poverina. Dovresti vergognarti. Chiamiamolo Teddy. Ok. Vediamo un po' se c'è qualche novità. Dimentichiamoci di quello che è appena successo. Che ne dite? Dolcissimo, veramente. Chissà dove vuole andare a parare. Non ne ho idea. E mi fanno sapere nei commenti che Watts avrebbe fatto persino meglio perché è un nerd e allora si sarebbe fatto coinvolgere. Carino. Eh sì, lo scarpone è chiaramente una quality. Vediamo. Interessante, il piano di utilizzare i moderatori su Skype, potremmo anche in realtà crearlo in interfaccia in tempo reale. Potrei provare, sapete? Siamo arrivati al faro. Siamo arrivati al faro. Allora voglio provare a migliorare la live in tempo reale. Se la nostra moderatrice è interessata, potrei provare a chiamarla su Skype e vedere se riesco a sfruttare la sua voce. Vediamo, vediamo. Intanto vi leggo un pochino. Anche se sono... Basta! Ragazzi, ignoriamo questa cosa per ora. Ma i moderatori mi mandano foto dei commenti più importanti, ma io li leggo comunque. Quindi per ora avanziamo. Gioca.
River E. Wiles. Era la moglie di John. Dai, dai, dobbiamo ancora vedere il faro. Allora, a questo punto valuteremo questa prima live come esperimento, ok? Lo slow a 3 minuti potrebbe essere troppo poco. La concentrazione sul gioco vorrà che ci sia tanta. È che sono sicuro che con così tante persone è veramente difficile far contenti tutti. So che qualcuno ci sta anche rimanendo male. Magari ha già abbandonato, come ho letto, la live, pensando che sia fatta male. È un'evoluzione. Lo step by step in questi casi è veramente importante. Basta leggere. Io mi preoccupo per queste cose, da morire, ragazzi. Per me è fondamentale. Che lo faccio fare se non c'è... se non vi rende comunque felici di quello che sta succedendo. Al di là della mia esperienza, io non me la rovino. Io riesco a medesimarmi, ragazzi, in qualunque momento. Eccoci. Quindi sulla cima di questo faro, quest'uomo si metteva a osservare magari le stelle. È un origami di un coniglio. Un coniglietto di carta multicolore. Ehi, questo non c'era la settimana scorsa. Oh, Johnny deve essere tornato qui prima di ammalarsi. Sei l'unico in due colori, eh? E chi lo chiede? No, è una blind run, non l'ho mai giocato. Sapete, questi cosetti sono molto difficili da creare. Una B peculiare, comunque. Oh! E Watts. Tutto pronto? Ok, d'accordo, sarò lì tra poco. Perché una suoneria così brutta? Perché spaventa i nostri cattivi. Sbrighiamoci, dobbiamo fare il ritorno. E hai fatto bene a prenderlo. E c'è un ok, comodissimo. Oh, perché non ripassi tra una mezz'oretta? Sai, non c'è mica un tizio moribondo qui. Watts! Watts! Ho avuto un contrattempo. Sto empatizzando con Rosalind, ma zero con Watts per ora. È difficile. Anch'io ho avuto un contrattempo. Si chiama lavoro. Ah, oh, rinfodera il predicozzo. Per una volta sono io. Che ero in ritardo. Per una volta che sono io quel ritardo. È tutto pronto, almeno? Certo che è tutto pronto. Si dà il caso che io sia una persona affidabile. Ah. Il tuo casco è sul divano. Vamos. Il mio casco? Ha un casco l'anziano? Lui è al computer? Mi permetta, è che non riesco a tenere a freno la curiosità, ma come funziona? Riscrivete la sua storia come se riscrivereste un romanzo. Spiega. No, non possiamo creare nuovi ricordi direttamente. Come ci riuscite, quindi? Non lo facciamo noi. La macchina svolge la maggior parte del lavoro in automatico. Chiaramente non ci pagano abbastanza da costringerci a sporcarci le mani. Non a tal punto. In parole povere, noi dobbiamo soltanto farci strada tra i suoi ricordi e arrivare il più lontano possibile. Dopodiché trasferiremo il suo desiderio di andare sulla Luna alla ricostruzione artificiale di quel mondo e al suo io antecedente. Implementando un nostro algoritmo, la macchina simulerà un percorso alternativo per il paziente. Con una differenza: egli sarà motivato dal desiderio, opportunamente registrato, per il resto della sua vita. Quindi vi affiderete a lui? Mantenere il desiderio di qualcosa gli basterà per ottenerla. È davvero possibile? Tutti abbiamo dei sogni, ma ben pochi di noi li realizzano. Quindi loro stanno cercando di... Wow. Nel mondo reale, svariate ambizioni si susseguirebbero
affievolendosi tutte, presto o tardi. Ma quindi lui rivive la sua vita non in maniera riscritta, gli mettono un input e poi una persona inizia sempre con della dedizione. A un certo punto, tuttavia, la passione viene meno e ci si arresta. Ma se mantenesse quello slancio iniziale per tutta la vita, se la soddisfazione di quel desiderio diventasse necessità ineluttabile, è un potere immenso, ben più di quanto si possa esprimere a parole. Detto questo, l'ambizione non serve una ceppa a un morto. Meglio darsi una mossa. Touché! Touché! Ah, certo, vi chiedo scusa. Ok, lasciamo stare il dottore. E vediamo i quadri a questo punto. Il dipinto di un faro che si affaccia su un picco scosceso. Il ritratto di una donna, con in mano qualcosa di giallo e blu. Il coniglio era fatto di carta gialla e blu. Il dipinto di un animale, l'ornitorinco. E un allegro terzetto. Forse Johnny e Sara, ma... Tommy e Sara, ma l'avrebbe fatto appunto prima di ammalarsi quando era già anziana. Ok. Ogni tanto leggo. E sì, stiamo facendo la Blind Run to the Moon. Non credo sarà possibile finirlo oggi, ma è un test utile a capire come fare poi la prossima parte in cui lo finiremo. Inizia. Grazie, Squiddy. Pronti o non pronti? Ci siamo. Questo dovrebbe essere il ricordo accessibile più recente. Disattiva l'audio per tutti, eccetto Johnny. Fatto. Diamo via allo spettacolo. Puoi controllare la tua posizione nel tempo. Ma è iper gameplay, non me l'aspettavo così. Narrativo che sia, percepisco veramente uno studio accurato, acuto di quello che puoi fare. Muovendo il mouse in alto ogni volta che vuoi. Wow. E se io clicco? Questo ti fa capire dove siamo, quindi. Questo è Johnny. John. E questo è il suo momento più recente, ok? Esploriamo, quindi. Il ricordo più recente prima del sonno, quindi il bagno è chiuso, mi sembra. I quadri sono bianchi. È tutto vuoto. Grazie, buffo. Buonanotte. Four River. Ok, in memoria di... Ma che canzone è? Due note ripetute di continuo. Se è un suo ricordo, possiamo muoverci all'interno di un'ambientazione in cui forse lui in quel momento non è stato o immaginava che fosse di un certo tipo, quindi forse lui è al faro in questo momento. Ok, non proprio al faro. Johnny? Possiamo interagire quindi in maniera così diretta? Oh...
gradita sorpresa. Non riceviamo molti visitatori da queste parti. Sono la dottoressa Eva Rosalyn. E lui è il mio collega Von Matterhorn, il dottor Lorenzo Von Matterhorn. Il dottor Nailwatz. Ah, ci è rimasto malissimo. Ah, proprio occhi d'anime, incazzatissimi, fantastico. Allora, ha mai sentito parlare dell'agenzia Sigmund per la generazione di nuove vite? Oh, siete dell'agenzia? La trovo una fortunata coincidenza. Stavo giusto considerando l'idea di prenotare un appuntamento. Grazie, Menion. Lily, portaci del tè, per cortesia. Lily? Il fatto è che lei ci ha già chiamato. Attenzione, è pericoloso così. Veniamo da un futuro relativamente prossimo per adempiere al contratto che abbiamo siglato. Accidenti, è pericoloso così mandi in tilt una persona. Piano, nonno, se cadi dal precipizio dovremmo ricaricare questo ricordo. Finisci la nail. Abbi un minimo di rispetto. Leggo anche Fenrir nei commenti. Dovrei cominciare a dire un po' di cose crasse, tipo questi fiori crassi. Ah, lo sai anche tu che è solo un programma. Ma anche l'ultima memoria a cui abbiamo accesso, la sua piena collaborazione, è indispensabile. Mal che vada, lo resettiamo. Abbiamo tempo da buttare, secondo te? Voi siete qui per portarmi sulla luna, vero? Sì, John. Sapete, credo di aver avuto una bella vita. Non bella quanto avrebbe voluto, sembrerebbe. Allora, potete farlo? Potete portarmi sulla Luna? Ricevo un sacco di consigli proprio di evitare a priori di leggere qualunque commento per concentrarmi. Si cerca l'equilibrio. Ovvio che mi concentro sul titolo, però. Non direttamente, non senza il suo aiuto, almeno. Per quale motivo vuole andare sulla Luna? Non lo so. Va tutto bene, può dircelo. È necessario se vogliamo garantire la riuscita di questa operazione. Vuole andarci per la fama? Per i soldi? Dovrà essere motivato da qualcosa, no? Chiedo venia, io non lo so, davvero. So solo che lo voglio. Il punto è che Watts in questo caso, chissà quante volte l'ha fatto, si è desensibilizzato. Ciò non di meno, Johnny, ecco cosa faremo. Lo scopo è raggiungere la sua infanzia, ma essa è troppo distante per un unico salto temporale. Pertanto, viaggeremo attraverso le sue memorie, retrocedendo fino a quel periodo gradualmente. Lei ci ha già autorizzato a farlo, nel futuro da cui proveniamo. Generati una serie di terminali di accesso che fungeranno da collegamento, faremo ritorno qui. Sarà allora che dovrà aiutarci a proiettare il desiderio di raggiungere la Luna nel suo io infantile. O salire su una catapulta gigante. Ergo, dovrà avere qualcosa di più convincente di un non lo so. Se ciò mi porterà davvero sulla Luna, vi darò tutto l'aiuto possibile. Ottimo. Ora, per compiere un salto temporale,
Abbiamo bisogno di un oggetto che abbia per lei una certa importanza. Non ha qualche vecchio cimelio a portata di mano per aiutarci a iniziare? Che poi, tra l'altro, la catapulta gigante per raggiungere la Luna è qualcosa di abbastanza tipico in molti fantascientifici del passato. Senza stare a citare proprio i primi, no? Lasciamo stare, va. È un'altra storia, per un altro video, per un'altra live, per un'altra chiacchierata. Perfetto. Oh, interessante. Ha preso quel coniglio di carta. Prima del signore. Note, Luna. Dobbiamo. Grazie, Marco Warren. Dobbiamo prima preparare il ricordo. Beh, leggiamo la nota prima. L'obiettivo. La luna del ricordo di Johnny è piena. E questa è la salute di Johnny in tempo reale, nel presente. Ok, non posso interagire. Completa il ricordo. Clicca sulle sfere per ribaltare i tasselli. E intanto scusate se non riesco a interagire con voi. L'esperimento è questo: vedere che succede e come percepite il mio essere costretto a non potermi curare di voi troppo. Però nel cuore lo sento, che siamo qui, cioè che vi sento, ok? Mi dispiace solo che qualcuno rimanga deluso da, non so, magari il gioco o quello che sto cercando di portare, secondo me è importante. Allora, clicca sulle sfere per ribaltare i tasselli. D'accordo, quindi se io clicco su una sfera. Ok, Countercurrent Ideal Overall. Rosaline, ok. Ah, ok. Così no? Ah no, devo fare il contrario, non devo farli opachi, devo farli trasparenti. Ma quindi. Ah, ho capito, ma è una cosa così stupida? Ok, pensavo che fosse molto più complicato, mi aspettavo un meccanismo un po' più complesso. L'oggetto può essere ora attivato per un salto temporale. Attiva. Chissà se c'è qualche segreto in questi momenti. Grazie, Italo. Che è una cosa potente da dire. Mi ha detto che ho anche aiutato persone a superare momenti un po' duri ed è una cosa molto, molto, molto importante. E beh, anche i moderatori mi mandano messaggi. È la prima volta che i moderatori stasera mi mandano messaggi positivi. Prima mi hanno solo mandato merda. Scusate, per quanto riguarda la mia privacy, faremo del nostro meglio affinché non sia violata oltre il dovuto. Sono però tenuto a dirle che nella maggior parte dei casi alcune infrazioni sono inevitabili. Ok. Eccoci qui. Ma davvero in casa? Ma che cosa aveva quest'uomo, John? Ed è la stessa. Oh. Siamo ancora a livello anziano comunque. Quindi sono molti i passaggi. Comunque. Leggo i commenti, ma cose così esterne non discutiamone troppo. Farò sicuramente un giorno qualcosa su Legacy of Kain. Porta a zero i parametri di visibilità e interattività. Sarebbe un problema se si accorgessero di noi. Fatto, fatto. Contenta? Enrico, grazie, è una donazione immensa che ha fatto Enrico, che tra l'altro è la seconda, è pazzo questo ragazzo. Grazie. Spero che l'energia che lui mette proprio con il denaro l'abbiate anche tutti voi col cuore quanto ce l'ha lui, perché tra l'altro si getta in queste cose folli. Grazie.
miseria. Cos'è questa ossessione per i conigli? Sono d'accordo, è preoccupante. Grazie. Qualcuno voleva che dicessi culo in live, probabilmente. Mi sembra strano che non abbiate l'opzione per abbassare la qualità. Dovrei essere partner ormai o quasi. Ho sentito novità da Tom's Hardware. Vediamo, speriamo che non ce l'abbiate, ragazzi. Sto sudando fredda. Dovevamo controllare alla voce disturbi mentale prima di accettare l'incarico. Ma che? Mi ha sentito? Impossibile. Deve essere parte del suo ricordo. Rimango della mia idea. Allora, Watts, è pazzescamente realistico, Watts. Ti desensibilizzi a fare questo lavoro. Però lui ha picchiato sul piano o perché ha sbagliato una nota o perché troppi ricordi gli sono saltati in testa. Questa canzone, se ha messo quel cartello davanti al pot... O lui o qualcuno, cioè... basta parlare a Van Verack. Cerca un ricordo per il salto successivo piuttosto, grazie. Interagisci con l'ambiente per trovare i collegamenti. Oh, che meraviglia! Che meraviglia questa cosa. Tu vai a cercare degli indizi per poi poter ricreare il prossimo ricordo. Cosa hai di speciale tu? Sei di due colori diversi, che abbiamo già conosciuto però, blu e giallo, mentre i tuoi fratellini sembrano aver fatto il bagno nella candeggina. Come dici? Faccio accapponare la pelle? Ti dirò, concordo in pieno. Ah, è difficile non affezionarsi a questo ragazzo, perché è molto pragmatico. Se io immaginassi di fare lo stesso lavoro per anni, potrei perdere sensibilità, effettivamente. Orologio? Le lancette dell'orologio si muovono, ma senza etichettare. Hai ottenuto note orologio. Grazie. Leggeremo infine. Ah, ok. Questo ombrello è un ricordo. Richiede delle barre di memoria da utilizzare. Ok. E allora cerchiamo. Andiamo al piano di sopra. Non mi sto curando troppo di voi, ragazzi. Mi sento una merda. Ma sono sicuro che è importante concentrarsi sul gioco. E non lo sto facendo abbastanza. Quindi forse sto facendo male entrambe le cose. E non lo sopporterei. Ne soffro, eh. Ne soffro a livello umano un botto. Al di là del livello professionale contenutistico. Quindi John è qui. Però era anche qua sotto, quindi praticamente il ricordo è qualcosa di completamente multidimensionale, potremmo dire. È una sua immagine, quindi. Ah, attenzione. Ci sono molte cose qui. Un barattolo di olive sott'aceto. Che schifo. Come fanno a farti schifo? Sono olive sott'aceto! È proprio questo il punto. E mi è stato chiesto che è molto importante salvare, d'accordo? Non so se può esserci un grado di fallimento. Ah, questo è quando installai anni fa. Due anni fa installai To The Moon. Che figata. Provai a fare l'inizio e poi lo disinstallai. Che figata. È rimasto. Sovrascriviamo. Mi ricordo che ero arrivato ai bambini che stavano col piano. Ok. Figo, figo, figo. Che ricordi. Infatti non mi ricordavo assolutamente niente. È rimasto il salvataggio nel cloud di Steam, forse. Ok, salvato comunque. I vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen. È il libro che lui aveva nella libreria. Questa pulsazione in bianco e nero. Dei fiori. Abbiamo tutti i ricordi adesso. Non farlo. Se ci fermiamo a spiegargli chi siamo a ogni intermezzo, rischio di impazzire. Non tentarmi, donna. Proseguiamo. Tra un caricamento e l'altro cerchiamo anche di leggervi. E se qualcuno... se qualcuno
È qui per la prima volta, come prima live, mi dispiace che magari sentirà un qualcosa che non dovrebbe esserci, ossia un distacco dalla chat che non dovrebbe esistere proprio. Quindi, apriamo questo ricordo. Ah, ma what? Hadouken! Brava Rosalind. Ma che hai in testa? Le scimmie urlatrici? Cosa c'è che non va? Oh, ok, ho capito. Da ora in avanti mi occuperò io delle barriere. Vorrei che continuasse a suonare, mi intriga ascoltare quella canzone. Ricordo, prepariamolo. Bellissima questa cosa. La sfera nell'angolo in basso a sinistra ribalta l'intera diagonale. Non è chiaro, ragazzo mio. Ah, ok. Ok, quindi è un tac, tac, tac. Era. Non sono un genio, è proprio stupidotto. Tranquilli. Sicuramente diventerà più complesso in avanti. Quindi interagisci con l'ombrello per avanzare. Pioggia? Una scena di pioggia? Stiamo ancora comunque con un John molto anziano. Con l'ornitorinco vicino? Guardate, ma quindi è a ritroso. Io inizialmente pensavo si andasse da bambino alla sua malattia, invece è il contrario. Ah, la pioggia. Sempre meglio attraverso rispetto che sotto. A me non dà fastidio in ambo i casi. Sembra che questi salti temporali ci stiano facendo arretrare di pochi anni. Serve un oggetto che sia stato una costante nella sua vita, o ci metteremo un'eternità. Bah, beh, fermati. Respira e goditi il panorama. Non riesco a farne a meno, devo interagire con lui ogni tanto. Ed è a ritroso, mi dicono, perché giustamente loro devono scavare nei ricordi. In memoria di River Ewells. Grazie, Bonnie. Ok, quindi. Wow. Per la prima volta potremo entrare nel faro. Cominciamo ad andare in luoghi che prima ci erano preclusi. Richiede 3 barre di memoria per avanzare. Ok. Trovati. Sul serio. Sono convinto che una bruttura simile non abbia il diritto di esistere. Ma questo pianeta è troppo piccolo per entrambi? Che però sembrava una citazione comunque. Abbiamo finito, River. Attenzione, quindi lo conosceva. Ecco perché in memoria. Ci sono stato, sì, ma è vero, ci sono stato nel faro, ma magari ne vediamo. Siamo nel passato, no? Proprio come te, da oggi in poi potrò guardarla tutte le volte che vorrò e prendermi cura di lei. Non la lasceremo più sola. Grazie, Grabavi, ma non parla della luna. Non avrebbe senso. River è il nome della moglie. Ok. Non so se è un'informazione extra che mi avete dato per farmi immedesimare più velocemente o se è un'informazione che ho perso io. Bella musica. Molto triste. Penso che potrebbe stroncare questa se viene usata nel momento sbagliato. Non ho mai compreso a fondo le tue ragioni, ma ho cercato di essere fedele al tuo ultimo desiderio. Ho un po' di brividi. Però vabbè, è chiaro, è un anziano davanti alla tomba della moglie, è abbastanza importante. Sono certo che anche Ania te ne è grata. Ma quando arriverà anche la mia ora? Che si prenderà cura di noi. È tristissima come discussione. Chi è lei? Mi chiamo Eva. Passeggiavo di qui. Aspetta.
era sua moglie. Ah, quindi mi avete fatto occhio agli spoiler, ragazzi, eh? Si chiamava River. Quindi lei ha composto quella canzone? O lui l'ha composta per lei? Un nome speciale. A me mi preoccupa molto questa scena. Qui stiamo per avere una sorta di mind blown in futuro. È emozionante, perché se loro sono andati in camice nel faro, vuol dire che a posteriori tornerà lei indietro per interagire con lui senza essere in modalità invisibile. Molto bello le persone che mi dicono di non leggere la chat. È uno scontro mentale molto difficile per me, però so che avete ragione. Non doveva. Capirebbe, signorina. Nemmeno io lo capisco. È molto misterioso. Comunque sì. Poteva intuirsi che era la moglie anche prima. Note, Ania. Esploratrice scelta dalla funzione mnemonica. Ma il punto è... Cosa sto leggendo io? Cosa sto giocando adesso io? Una persona importante per John e River. Vedete, questo intendevo, non abbiamo potuto vedere la scalata verso il faro, magari era una cosa importante. Ah no, ha proprio... si sono divisi, non era una questione di interconnessione temporale fra vari universi in cui più Rosalind si erano connesse. Scusate, forse era più semplice di quanto pensassi. Era quasi ora. Credevo fossi precipitata giù dalla scogliera. Buonanotte. Che stavi facendo? Mi godevo il panorama. Che altro? Tu invece? Hai avuto fortuna? Fortuna? Non immagini quanta. A palate. Ma che vagonate. Questo posto sembra deserto. È un faro. Cosa ti aspettavi? Vabbè, ci vediamo dall'altra parte, divertiti a infrangere di nuovo la barriera. Watts è molto serio, perché lei effettivamente ha fatto una cosa che non doveva, perché lei ci tiene, lei è molto empatica. Non abbiamo abbastanza ricordi però, vero? Allora usciamo, forse a meno che qui non ci sia qualcosa... Una lampada per fare rotta. Oh. Posso vedere cosa sono questi ricordi? Io spero che non mi arrivi l'evento nello schermo appena mi guardo la chat, perché ogni tanto devo guardarla. Magari poi deciderò di non farlo più, ma questa è la prima partita, la prima parte. Sicuramente è meno importante magari della successiva e cerco di creare un equilibrio che poi mi porterà a prendere la decisione finale. Quindi adesso possiamo comprendere che cos'è questo ornitorinco. Ideal, mostra il numero minimo di mosse per completare il puzzle. Ok. Current overall 117. Wow. D'accordo. Tuttavia, se... Quanto... Grazie, Agnur, buonanotte. Grazie per invitarmi a non distrarmi dai commenti. Ma...
Sì, è un po' complicato perché non posso essere sicuro di... Ne muove solo tre o muove tutta la linea verso l'alto? Perché in quel caso sarebbe semplice fare così. Così. E così. Ok, no, ho fatto una mossa in più, ma va bene. È tutta la fila, quindi, ok. Attiva. Molto lineare, molto narrativo. Mi sta piacendo molto perché mi incuriosisce. Non è affatto scontato, non è affatto banale. Ok, abbiamo. Siamo in piena seconda età, diciamo. Ah, io qua mi chiedono, penso sia 17, non 117, quando mai ne hai fatte 117? Ma. Ah, ovvero in totale rispetto alle mosse. Ah, ho capito, rispetto alle mosse di tutti i puzzle. Ok. Sufficienza. Dopo che avremo coperto il costo della tua operazione, ce ne resteranno a sufficienza. Tranquilla. Bugia bianca. Come i conigli? Si chiama così, giusto? No. Ti stavo appunto spiegando. Sono sicuro al 100% che possiamo. Smettila. Non mi piace ascoltarti mentre menti. Ho fatto i calcoli necessari, sono informata adeguatamente circa la nostra situazione finanziaria. Perché non vuoi rispettare il mio desiderio? Nostra priorità, la tua operazione, River. So quanto tu tenga Dania, ma questo è troppo. Intendiamoci, lei non è neanche. Sai cosa mi rende felice, Johnny? Ah, bastardi. Ecco perché vuole che si chiami Johnny. Tra l'altro si sente il cuore di lui. E mi chiedo se è lui del presente, ed è possibile. Cosa? Sai cosa mi rende felice? Io sì. Ciò che spero è semplicemente che tu possa aiutarmi. Quando ci invieranno le liberatorie, sappi che non le firmerò. Affiderò a te i nostri risparmi. Non resisto a non leggermi. Se vuoi acconsentire alle mie ultime volontà, desidero la costruzione della casa. E per tutti i giorni in cui vivrai lì, vorrei che tu la guardassi, le facessi visita, parlassi con lei, le dessi conforto. Santo cielo, mi sento male. Che cos'è? Ho la pelle d'oca, ma perché percepisco qualcosa che non va in tutto questo? Ania, che cos'è? Non voglio lasciarla sola, non più. E tu? Felice. A quel punto, sarò felice. Johnny, dimmi, ti ho fatto questo. Eccolo. Vabbè. Dimmi cos'è. Come? Ti ho invitato a dirmi cos'è. Un coniglio, come tutti gli altri. Poi? È fatto di carta. Poi la sua pancia è gialla, il resto è blu. Bene. Poi
Sai, River. Oh, l'ha posato. Ho scritto una canzone. Ah! Ok. L'ho dedicata a te. Ok. Ti farebbe piacere sentirla? Sì. Spietatamente reale. Non dovevi portare il piano fin quassù. Sarebbe bastato lasciare la porta aperta. Il titolo è Per River. Un po' scontato. Come mai questo nome? È solo temporaneo. A parte che è tristissimo il fatto che lui la stia suonando lì, ma. Ok, la moglie era malata e si è ammalato anche lui più tardi. Probabilmente per la perdita di lei, ma visto che comunque l'ha persa da grande. Chi sarebbe questa Ania? Se è così importante per loro, perché non l'abbiamo ancora incontrata nei suoi ricordi più recenti? Immagino potrebbe non aver mantenuto la promessa. A meno che. A meno che. Niente. Ehi, sbaglio o è la stessa canzone che stavamo suonando i bambini poco? Certo, Rosalind è quella, ovvio. Abbiamo trovato anche lo spartito. L'avranno imparata da lui. Minchia! Complimenti, bimbi! Ti dirò, sono troppo macio per questa scena strappalacrime. Vado avanti. Sì, troppo macio. Troppo macio. Santo cielo. Ho già sistemato i collegamenti. Vuoi bighellonare un po' o proseguiamo subito? Diamo un'occhiata in giro. Avviati pure. Io ti raggiungo tra poco. A te non viene nostalgia dei bei vecchi tempi? Quando la conversione audio MP8 era legale? Ah, ma quindi proprio siamo nel futuro remoto? Avrò salvato 2000 canzoni a scrocco! E solo durante il primo anno di lavoro! Ricordo individuato. Canzone scritta da Johnny per la moglie deceduta. Il titolo è provvisorio. Un impasto. Un barattolo di olive sott'aceto. Una vera passione, a quanto pare. E questi chi sono? Nicholas. È impossibile, ti dico. Ok, John è lui. E se lo smontiamo? Ah, ma è proprio. Il tempo è variabile in base alla stanza. Ok. Né io né te abbiamo l'età più indicata per dilettarci a spostare pianoforti. Facciamo così. Se ci tieni tanto, pagherò qualche professionista. Direi che è il minimo, considerando che non posso aiutarti con la casa. Ok. Me lo aspettavo molto più semplice, tuo demon. È complesso. È complesso. Comunque sì, ho notato anch'io errori grammaticali. Facciamo finta di niente.
Lo vedi dalla clessidra quando interagisci con le scale se cambia il tempo. Grazie. Più che giusto, più che logico, no? Ok, non mi sembra poi molto complesso da realizzare in realtà, però potrei incastrarmi un pochino qua, vediamo un po'. Ma neanche troppo in realtà. Vediamo un po' se io faccio questo. In realtà ho fatto un po' un pasticcio. Sono stato un po' pollo. Ah, ideale. Dai, non male. Allora, siamo arrivati al vaso. Vediamo qualche micro commento. Per ora, adesso che ho passato perlomeno un momento di concentrazione, un breve momento di concentrazione di gameplay un po' più puro, cosa ne pensate? Vale a dire. Questo è un test. La seconda parte vorrei che fosse. Farà comunque parte di un test, la seconda parte, però vorrei anche che fosse qualcosa di più definitivo. Considerate che io farò un sondaggio e chiederò se volete una seconda parte, ok? Perché essendo un test, non è un tipo di contenuto che esigo finire, potrei finirlo come spirito registrato offline. Tuttavia, vediamo un po'. Quindi. A parte che sì, sto leggendo dei commenti con cui empatizzo parecchio, ma non posso dedicare la live completamente a queste persone. Ma è molto bello vedere come tanti si stanno aprendo a livello anche sentimentale nei confronti di una live su un videogioco che tratta comunque argomenti piuttosto seri. Dimostra anche una bella sensibilità nei miei confronti. Tuttavia. Esatto. Nella seconda parte. Sarebbe interessante eliminare completamente la deconcentrazione che magari ad alcuni sta stordendo in questo momento. Chissà. Adesso continuo, ok? Grazie ancora, Enrico. Dai, a parte che. Porca puttana questa musica, veramente. Tuttavia, per ora sono ancora ovviamente un pesce. In una bolla di specchi, no? Non so dove nuotare. Vediamo dove ci vuole portare questo viaggio. Vediamo un po', ok? Io mi sto emozionando per ora per il titolo quanto per voi, che aiuta parecchio, è bello vedervi così. Quanti siamo? Sono curioso. Ditemelo e proseguo. Perché secondo me se siamo 200 è ancora un traguardo, è una cosa così, forse così priva di interesse, un'esperienza come questa, però ci tengo a farla. Mi concentro sul gioco, ora ricomincio. 2000? 2000 persone. Accipicchia. 2000 persone a vedere To The Moon nel 2016. Dai. 2000 persone. Attiva. Non me l'aspettavo. Buonanotte a chiunque vada, ragazzi. Ok. Quindi siamo in mezza età adesso. Era ora. Watts ha proprio voluto evitare la cosa, comunque. Quindi. Oh, ma proprio salto spietato, platform. Ehi, guarda cosa abbiamo qui. È la casa in costruzione. Avranno pensato, ehi, questa cogliera non è abbastanza pericolosa senza qualcuno che ci viva sopra. Bene, bene, bene. Siamo arrivati, quindi ha costruito la casa molto tardi. E infatti sta sudando, è stanco, è seduto. La sta costruendo lui? Stiamo scherzando?
Isabella, Nicolas mi ha chiamato e mi ha detto che avrei fatto meglio a raggiungerti. Ah, è in un momento di crisi. Io devo cercare di trovare il modo di non essere neanche decentrato tanto, ragazzi. Avvisatemi in chat quando scompaio. E buonanotte a chi va. Ti ho portato delle olive sott'aceto. Sono le tue preferite, no? Mi ha accennato alla situazione di River. Se la caverà? Qui è quando ha cominciato ad ammalarsi, allora. La sua malattia è in uno stadio avanzato. Fortunatamente è trattabile. Ma le spese mediche... Non abbiamo abbastanza soldi per completare la costruzione della casa, Isabel. Possiamo a malapena permetterci il trattamento. Mi solleva sapere che ce la farà, che starà bene. Ma non puoi nemmeno immaginare quanto River tenga a questo posto. Le si spezzerà il cuore. Vorrei aiutarti. Ma io stessa e Ted navighiamo in acque simili da quando è crollato il mercato, almeno. E per quanto riguarda te, cosa hai intenzione di fare? Io le dirò che non ci sono problemi, che abbiamo denaro per entrambe le cose. Voglio che non faccia scelte avventate. Non dovresti mentirle. Tu non capisci, vabbè. Se lei scoprisse la verità, non so cosa sceglierebbe. È bello come si animano, è bello come si guardano, è bello come interagiscono nonostante siano degli sprite. Figo. Quindi? Se non desiderasse salvare se stessa in virtù di questo luogo, così sia. Significherebbe che è ciò che vuole di più al mondo. E ho capito, ma capisci anche John, Isabel? Detesto quando voi neurotipici vi arrogate il diritto di decidere cosa è meglio per gli altri. No, magari è affetto nei confronti della moglie. Non vuole perderla. Provo molto fastidio quando usi quel termine per riferirti a me, Izzy. Pensi veramente che questo riguardi soltanto lei? Isabel? Dopo tutti questi anni, potrò mai arrogarmi il diritto di essere egoista per una sola volta? Non voglio essere abbandonato, Isabel. Non la lascerò morire. Presuntuoso. Sai quanto mi importa. Vai? Vado a raccogliere qualche fiore dalla scogliera per lei. La metterà di buon umore, almeno. Non cambierà il fatto che stai facendo una cosa sbagliata. Nick voleva che ti consegnassi questo. Sappiamo già com'è andata a finire quando gli ha mentito, comunque, quando le ha mentito, ovviamente. Il titolo è "Va tutto bene", mi ha detto. Magari andasse. Brutta situazione. Brutta situazione. È una parte della vita molto triste. Casa in costruzione. Non... Però alla fine la casa è stata costruita. Lei è morta. E lui si è ammalato. Chissà quando entra in gioco Lily. Solo che non la vedremo a questo punto. Visto che è posteriore. Continuo a leggere. Oh, continuo a leggere commenti di persone profondamente toccate da questo titolo, il che mi porta ad anticipare quasi una parte del discorso che potrei fare se toccasse anche me.
A livello di cura e di narrativa, a livello di empatia e di sensibilità, lo sta già facendo. Però bisogna vedere che cosa succede qui. Pensare che comunque siamo noi esseri umani a creare questi titoli, no? Sono prodotti, sono esternazioni comunque di un'arte creativa. È molto bello vedere come è possibile interagire a vicenda tra di noi. Che tra l'altro, sia a livello giocoso, che a livello informativo, che a livello contenutistico, che a livello emotivo. D'altronde quello che succede in un canale YouTube. Scusate, mi sono perso nel parlare. Andiamo a inseguirlo nel faro. Abbiamo due ricordi su cinque. Forse entrando in casa il martello sarà un ricordo. Ah no, la casa stessa. Puoi trovare collegamenti anche esplorando. E perché apparire... Ah no, ok. Dai, il martello non è un ricordo. Comunque, ok, a quanto pare i collegamenti si possono trovare come salendo sulla macchina anche muovendosi. Perfetto. E qui fuori è una porta. No. Grazie, Perani. Fight. Belli. Commenti, doni. Che figata. So che potrei togliere la chat, ma non lo sto facendo perché non voglio. No, Shift non mi sta facendo correre, ragazzi. Ah, addirittura, due ricordi. È andato veramente a raccogliere i fiori, neanche mentiva. Buonanotte a chi va, come sempre. Sappiate che per chi rimane un po' stordito magari dall'imperfezione della live, anche del mio modo di comunicare con i commenti, ignorarli, decidere quando osservarli, eccetera, è tutta questione di esperienza. Dovete vedere queste live iniziali esattamente come i primi episodi dell'Anima Oscura. È così. Quindi grazie per il supporto che mi date, anche per essere qui. È una cosa importante, state supportando, siete un po' come i 400 iscritti alla fine dell'Anima Oscura, o meglio all'inizio dell'Anima della Sfida. Davvero. Le olive sottacite sono diventate adesso un vero e proprio ricordo. E grazie, nano furtivo, per definirmi il vostro pendente. Allora, Ideal 3. Ok, va bene. Questo è facile comunque, mi sembra più facile degli altri. No, forse no. Aspetta, sì, uno. Ho sbagliato? No. Sì, ho cannato. Ho cannato. Ok, no. Ci sono riuscito, mi è uscito casualmente stavolta. Ah, ho invertito, come ho visto i colori invertiti, pensavo di star riempendo e svuotando al contrario. Wow, ma ce l'hai fatta, l'importante è quello. Buonanotte. Resterò. La live durerà ancora 20 minuti di gameplay puro e poi i saluti. Io farei fino alle 4 del mattino, ma se non mi do una regolata, rischio di alienare le persone, ok? Che magari non ce la fanno più e si perdono qualcosa a cui tengono. La prossima volta lo finiremo indipendentemente dalla durata, perché sarò più concentrato e non avremo un'ora di introduzione. Eccole qua. Quindi siete seri, eh? Grazie intanto ad Alice che mi aiuta come moderatrice a leggere i commenti, mi manda foto. Eh sì, i lavori inizieranno entro qualche mese. La quota è piuttosto onerosa. Ho capito, è proprio una bastardata comunque andare all'indietro, perché tu sai, sta andando tutto a puttane e loro non lo sanno ancora. Abbiamo dovuto chiedere una rateizzazione.
ma con un opportuno finanziamento ce la faremo. È poetico. Costruirete la vostra casa dei sogni, come se non bastasse. Proprio lì. Non è in quel posto che fu celebrato il vostro matrimonio, tanti anni fa? Non è l'unico motivo. Abbiamo un rapporto molto speciale con quel luogo. Che poi sono ancora... sono anche brizzolati qui entrambi, cioè è una cosa dolcissima. Ah, che bello avere qualcosa di piacevole da raccontarsi una volta tanto. Un brindisi di congratulazione. Cin cin. Bella sta cosa. Devo sgranchirmi un po' le gambe. Torno subito. Anche io. Ah, proprio casuale, eh? Discorso fra donne. Persona che si ricordano. Hardcore Souls. Ah, bello mio. Era da parecchio che non ci si vedeva. Strano, vero? Chi l'avrebbe mai pensato che qualche chilometro di distanza sarebbe diventato un tale peso? Sta cosa a me colpisce particolarmente. Chiunque abbia superato il liceo comincerà a capire questa cosa. Loro sono molto più grandi di me. Sono molto più grandi di tutti noi, probabilmente. Probabilmente stanno sulla 45ina, 50 anni, forse 60. Sono brizzolati, sono grandi, sono adulti. Noi siamo ragazzoni. Però il modo in cui la vita ti distanzia magari da persone a cui vuoi molto bene, basta niente, basta fare una famiglia, basta cominciare a lavorare e esci molto di meno, è molto più difficile. Mannaggia. Quella River, taciturna come sempre, eh? Non direi, sinceramente, a casa è piuttosto loquace. Stessa cosa con Isabel. Forse non si è ancora abituata del tutto alla tua presenza. Oh, quindi sarai il lupo cattivo della situazione. Oh, a proposito, le hai menzionato quella cosa? In riferimento a qualche anno fa? Io ne ho parlato. E come l'ha presa? Bene, almeno a grandi linee. Ma ho un brutto presentimento. Dopo la nostra discussione, hai iniziato a realizzare questi strani conigli di carta. Degli origami? Sì, tanti. Ah, io li facevo per mia figlia, a suo tempo. Cos'è che dovrebbe preoccuparti? Non credo sia la stessa cosa. Lei fa sempre lo stesso coniglio, ne fa dozzine, tutti i giorni. Sono così tanto, sono così tanti che non sappiamo neppure dove ficcarli ormai. Isabel diceva che era un tratto comune di chi si trova nella stessa condizione di River. No? Sì. Ma stavolta c'è qualcosa di strano. Quando le chiedo di dirmi altro, non mi risponde. Se ne sta lì, con lo sguardo perso nel vuoto. Come se si aspettasse qualcosa da me. La cosa più strana... e che a parte di me sente che c'è qualcosa che dovrei fare per lei. Hai già chiesto a Isabel di darti una mano? Lei sostiene di aver fatto due chiacchiere con lei, ma senza cavare un ragno dal buco. Bah, non mi piace ficcare il caso negli affari altrui, ma mi permetto di darti un consiglio. Ti conosco dalle medie e sei celebre per essere uno che rimugina troppo sulle cose. Ciao! Ciao, alter ego. Ciao, John. Forse ci vedi più di quanto ci sia in realtà. Secondo me non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma qual è la situazione di... Di solito, quando qualcuno lo afferma, alla fine si scopre sempre che qualcosa di cui preoccuparsi c'era. Ma ti concederò il beneficio del dubbio. È probabile. Tu abbia ragione. Probabile. Io ho sempre ragione, John. Per tranquillizzarlo lo fa, è dolcissimo. Però è preoccupante un po'. Un attimo. Ok, perciò nemmeno lui ha idea del motivo dietro la presenza di tutti quei conigli. È scomparso di uno.
Lascia stare quei conigli del piffero, abbiamo ben altri problemi. Il ricordo è isolato. Inoltre, non vedo oggetti che possano aiutarci a compiere un salto temporale. Tranquilla, possiamo sicuramente farci aiutare da lui. Come? Lascia fare a me. Mi basterà fare una capatina al bar. Sei cazzuto però. Ti vuoi immedesimare nel barista? Vuoi diventare il barista? Barista, no, salve, cosa le servo? Buondì! Posso avere un barattolo di olive sott'aceto, per favore? Certo, contanti o carta di credito? Assegno. Sono spiacente, ma purtroppo non accettiamo assegni. Mettilo sul mio conto allora. Scusi, ma lei i soldi ce li ha o no? No, in compenso ti sei appena guadagnato un reset. Santo cielo, grazie per il pain. Che mi ringrazia per i momenti che vi dono, ma figuratevi. È così bello condividerli. Cavolo. Salve, cosa le servo? Quindi, posso avere un barattolo di olive sott'aceto, per favore? Certo, contanti e carta di credito. Segnalo sul conto per ora. Oggi voglio assolutamente rovinarmi. Oh, certo, signore. Ecco le sue olive sott'aceto. Grazie amico, più tardi avrai la lauta mancia che meriti. La ringrazio, signore. Ok. Sei un vile, Neil. Oh, lascia correre per una volta. Vediamo. Ehi là, mi dica, è forse un barattolo di olive sott'aceto quello che ha con lei? Non si sbaglia, anche lei ha un debole per questo nettare? Può dirlo forte! Anzi, ne ho appena comprato qualcuna per conto mio. È una cosa troppo buffa questa. Posso unirmi a voi? Certo! Perché non si siede? Potremmo finire un barattolino o due insieme. È molto inquietante questa cosa. È molto inquietante. Oh, già! Che ideona! Eva, disattiva la simulazione del gusto subito! Oh, Neil, non penso proprio di averne voglia. Giuro che te la farò pagare. E fu così, infine, che riuscimmo a comprare il nostro primo tostapane. È stupenda questa cosa, è geniale. Tutto ok? Sì, è solo che quando mangio le olive preferisco gustarle lentamente. Lara. Fenrir, come sempre, acuta. Così delicate, vero? Pensi, non riesco proprio a spiegarmi come taluni le trovino disgustose. Non c'è fretta, a ogni modo. Abbiamo ancora due interi barattole. Così io dico, ehi, non si fa! E loro mi danno ragione. Ti ricordi? Che bella questa cosa! Va bene. Chissà qual è un altro dei più grandi problemi della nostra società. Geniale. Delizioso. Carinissima questa sezione. Sì, ce l'ho qui con me. Perché? Posso vederla? Oh, prego. Ecco. E stop! Buona la prima. Oh, finalmente. Oh mio Dio. Piaciute le olive, Neil? Silenzio. Questo quindi è. Ah, è il ricordo. Sono curioso. Fermo. Non osare neppure. Sta tranquilla, accidenti. Vedi? Come da manuale. Si può sbagliare quindi. Oh, santo cielo. Neil, dico davvero. Sto cercando di comportarmi in maniera professionale, gradirei non mi rompessi le uova nel paniere. Non si può fare una frittata senza rompere le uova. Sono abbastanza complementari, perché a volte è lei a essere un po' birbante, in questo caso è lui che sta giocando un po' col fuoco. Il punto è che se io lascio perdere, c'è qualcosa da sbloccare in giro? Non lo so. Quindi, stavolta dovrebbe essere abbastanza facile. Perché io faccio questo? Questo e questo.
Ah no, ho sbagliato, non posso. No, pensavo di poter utilizzare questa cosa al lato, avevo finito. Ho sbagliato. Ah, ho rovinato tutto. Quindi. Cosa che manca? Ah, queste sono in trasparenza. Che pasticcio. Non si vede niente. Ok, quindi. Ok, ci sono. Ci sono, ok. Giusto? Sì, completamente. Ho 12, va bene. Allora. Quindi. Simpatico un nuovo arrivato che si chiede: mi chiedo come cavolo fanno 2000 persone a guardare questo streaming. Sto streaming con quel picco di. Sta porcata. In realtà è curioso. È un titolo vecchio. Io sto sperimentando un nuovo format, non sono avvezzo al genere di fare streaming. Ho avuto una cosa è fare le chicche di Dark Souls 3, un'altra è fare una run di Dark Souls 1, un'altra è fare una blind run sperimentativa in diretta. È molto, molto particolare. Eppure siamo qui. Si potrebbe costruire una discussione sull'affetto, l'empatia, il rispetto, la stima, l'interesse, la curiosità, lo sviluppo, la fiducia di voler proseguire e costruire qualcosa. È molto figa questa cosa. Comunque. No, l'ho afferrato il minigioco, semplicemente era invisibile. Non riesco a capire a volte i layer se sono opachi o meno. Ammetto. Buonanotte a chi va. Quindi ora possiamo muoverci. Attiva il ricordo? Cos'è? Un documento di proprietà del terreno? Bello anche il fatto che ci sono persone che reputano, appunto, noi stiamo seguendo la persona, no? Il personality, no? Driven. Tra l'altro, abbiamo superato la fase brizzolato. Per mille canguri! Beh, si era apparsi sulla cima del. Non vieni dall'Australia. Beh. Non so se hai notato, ma ci troviamo a 20 miliardi di nanometri sopra il livello del mare, appollaiati su un'asta di bandiera, 20 miliardi di nanometri. Cioè, sei un. Watts, sei un figo. Sei un figo. Veramente. Veramente. Ecco qua. E Fenrir fa notare nei commenti una realtà assoluta. Io non riesco. Io vedo tutto nero, vedo solo i commenti negativi. È una cosa orribile. E tra l'altro, figata, più spettatori di Lobos. Lobos è un tipo bello cazzuto. E allora quando farò le challenge sui Souls, Dark Souls 3, Dark Souls 2 volendo, visto che tra l'altro la figata di Dark Souls 2 è che ci sono dei premi per delle challenge. Figo, chissà che succede. Sono troppo contento. Comunque, beh, non so se hai notato, ma ci troviamo a 20 miliardi di nanometri sopra il livello del mare, appollaiati su un'asta di bandiera. Puoi saltare, sai? Non rischi mica di rimanerci secco. Ma sei seria? È poco meno di un salto orbitale. Oh cielo. Uno non ce la fa stare su, poi non ce la fa scendere giù, miseria cialadra. Sfido io questo posto. Ah, cazzuto però. Ma che. Femminuccia. Perché l'hanno abbandonata? Oh cavolo. Ho capito. Il nome di prima, vi ricordate? Aida? Mi pare, forse mi sto sbagliando. Comincio a farmi un'idea. E allora la luna? Non ho più bisogno di lei. Le navi. Voglio dire, oggi tutte hanno GPS o roba simile. Ti dirò, River. Questo luogo significa molto anche per me.
così ho iniziato a riflettere. Ania, al momento la nostra situazione economica sembra stabile. Entro qualche anno, forse, potremo aver risparmiato abbastanza per costruire una casa su questo picco. Ci sarebbe da rimboccarsi le mani. Potremmo vederla dalla finestra. Al mattino, di sera, saremmo sempre vicini. E poi potremmo arrivare qui a piedi. Non la lasceremo mai più sola, John. Santo cielo, che dolcezza. È impazzita così per... È pazzesco vedere come hanno costruito un personaggio così reale. È bastardi, facendo il percorso ritroso. In questo modo così serio, così ben costruito, così umano. Sono personaggi già abbastanza profondi. Ma... È impazzita così solo per il pensiero della casa sul... vicino al faro. Ma certo. Buon per loro. Vorrei scherzare. Hai già visto il seguito, no? È come assistere impotenti a un disastro ferroviario pronto a consumarsi. Il finale non è mai più importante del percorso qui legato. Ciò che importa davvero è che qui, in questo momento, sono stati felici. Bastardi, non siamo al finale, è inutile commuoversi adesso. Infami. Andiamo. Ma sono dei cani, ma chiunque abbia vissuto vedendo le cose ritroso con certi ragionamenti ci rimane male. Ferma tutto. Ho capito male io o stanno veramente chiamando il faro per nome? È quello che ho pensato io, ma non è detto che sia il faro. Ok, no, direi che hai capito bene. Quindi questa River ha rifiutato un trattamento medico per salvare un faro. Non lo trovi un filino estremo? Buonanotte a chi va. Ho visto cose più strane nell'ambito del mio lavoro. Idem con patate, però... Non ce la faccio. Non ci riguarda comunque, il nostro cliente non è lei. Quindi Ania è veramente il faro. Ok. Ti si segue pure dall'estero, sotto i titoli. E come faccio? Se è possibile, sarebbe una tecnologia futuristica. Parlare in inglese alienerebbe molto e ucciderebbe anche molto del mio vocabolario, perché per quanto possa parlarlo, non sarebbe con questa fluidità. Utilizzerei troppi trope di linguaggio, troppi cliché, troppe banalità. Per quanto a volte io mi invento le parole in italiano, quindi non è esattamente fonte di grande soddisfazione lessicale, ecco, il mio risultato. Il faro abbandonato che si affaccia sulla scogliera. È molto bello il fatto che queste note sono brevi, ma chiare. Perché il faro abbandonato che si affaccia sulla scogliera è Ania. Ma gli orologi a casa di Johnny non ticchettano. E la luna nel ricordo di Johnny è piena. Un coniglio blu e giallo. Non devo farmi troppe pipe mentali, perché non, magari potrebbero essere legati alle fasi lunari. Eccoli. Commenti che discutono sull'anima oscura, l'anima della sfida, i tempi di render, di pubblicazione, di programmazione, di produzione, che bei ricordi. È bello sapere che comunque ciò a cui più tenevo si sta rivelando abbastanza consolidato. Il fatto che le mie serie non fossero video che cadono in obsolescenza. E per me è molto importante, perché l'anima oscura, l'anima della sfida e le anime in generale... Tranne probabilmente quelli della scoperta, che sono molto, molto a consumo.
non si consumino, siano comunque quel contenuto, ma utile, perché ha un suo quadro generico. Appunto, enciclopedia narrativa, mi concentro sul gioco, dai. To the Moon è preso da un romanzo. Ok. Comunque sì, a livello mentale, chiedere quando finisce la live è una cosa giusta, perché io mi sono posto un limite molto serio. Se dovessi seguire il cuore, lo finirei. Faremo le 4. Ne vale la pena? No, perché uno, mi mette in crisi il lavoro di domani. Due, appunto devo anche partire per la fiera molto presto e mi stancherei troppo. Tre, bla bla bla. Quattro, vi limito a voi. Cinque, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Buonanotte appunto a chi va. Ecco qua. Molto bello come escono fuori discussioni sentimentali, no? Mi chiedono di fare in bocca al lupo a un ragazzo, che faccio con tutto il cuore, perché andrà a fare un viaggio importante per amore, cose del genere. È toccante. Toccante. Ok, non è preso da un romanzo, non dite boiate. Forse è meglio se sto attento a quello che leggo. Allora, ecco, questo con dei ha dei colori abbastanza vividi, quindi forse riesco anche a gestirlo meglio. E quindi faremo così, così, così. Ah, l'ho fatto al contrario! Ho svuotato al posto di riempire. Oh, mannaggia me. Ok, ma che ce la puoi fare? Il coniglietto di carta. Beh, ragazzi, il coniglietto di carta. Allora, il mio piano fin dall'inizio era fare To the Moon in due parti. E tutta questa blind run in diretta è al 100% un test, un esperimento, una vera e propria sperimentazione in diretta fatta con, usando tutti noi come cavie, soprattutto me, ma anche voi ne fate parte. Siamo tutti cavie di un esperimento che per me è importante, vale a dire capire se posso portare un contenuto di questo tipo su Twitch, perché in realtà la cosa seria è che per me Twitch è... No, sì, mi sto fermando, ragazzi, sì. Sì, mi sto fermando. E il punto è questo, che Twitch è interazioni. Challenge, perfect run, speedrun, gameplay, analisi, effigi, prove per effigi, provare un videogioco nuovo, giocare per cazzeggio, pausa, panino, gameplay, multiplayer insieme. Anche se quello è molto più difficile perché non posso usare la linea veloce quando faccio live. Insomma, eccetera eccetera eccetera, è qualcosa che intanto salviamo la partita, giustamente, come mi viene fatto notare, ecco qua. E quindi è molto importante per me però scoprire se in questo caso il concetto di avere a che fare con un mio ignorare l'interattività a cui tanto tengo possa portare a un risultato positivo per voi. È dura, ragazzi, io non voglio andare a dormire di certo, non voglio certamente smettere la live, però pensate una volta fatta questa, mercoledì prossimo per esempio, no? Mercoledì prossimo che succede? Succede che lo finiamo, avremo il ricordo di questa serata, sarò più preparato, eviteremo quella lunga introduzione e potremo fare qualcosa di molto meglio. Successivamente avremo una definitiva evoluzione di Twitch e potrò muovermi meglio. Quindi adesso si passa al osservarvi. Guardate un po'. Wow, my exception. Guardate che figata. Scusate, sto facendo l'idiota, ma... Scusate. Allora,